30 anni di cultura cinematografica in città. È il Bergamo Film Meeting che apre i battenti questa sera all'Auditorium di Piazza della Libertà per una maratona di 9 giorni di proiezioni ed eventi. Immancabile è la mostra concorso internazionale con 7 lungometraggi inediti in Italia provenienti da tutto il mondo e proiettati ogni sera fino a venerdì. Il festival ogni anno propone la scoperta di nuovi autori che hanno saputo distinguersi nel panorama del cinema d'essai e sarà il pubblico in sala a decretare il vincitore della 30ª edizione. Per gli amanti del documentario poi c'è la sezione Visti da vicino, 11 proposte tra corti, medi e lungometraggi dove il confronto degli autori con l'urgenza del reale si fa protagonista alla scoperta di storie e personaggi. Una sezione nuova di quest'anno ai confini dell'Europa, 7 film che rispecchiano la macroidentità del continente tra antichi equilibri stravolti e nuovi entusiasmi, alla ricerca di una rinnovata fisionomia. Un viaggio attraverso l'Europa più vera, lontana dalla politica e dai palazzi delle istituzioni. Il ricco cartellone prosegue poi con la rassegna Ritratti d'autore, uomini che raccontano le donne. Una sezione dedicata al movimento femminista degli anni 70 che si è imposto con forza nella società e nella morale, travolgendo anche il cinema. Come ogni anno, il Bergamo Film Meeting omaggia un autore con una retrospettiva personale, riflettori puntati su Fernando León de Aranoa, con 8 film in programma, una mostra di storyboard dei suoi film di denuncia sociale e l'incontro con il pubblico sabato 17. Ci si addentra poi nella notte ed ecco che il programma dà spazio al noir con L'ombra del dubbio, 20 film degli anni 40 e 50 da Hitchcock a Wells e poi ancora le sezioni Midnight Movie e Fantamaratona incentrate sulla figura perturbante e ambigua del doppio con veri e propri cult come Shining di Kubrick o Le due sorelle di Brian De Palma. E ancora anteprime, workshop, incontri con i registi, musica e mostre come Crime, esposizione di tavoli originali e serigrafie in chiave noir allo spazio espositivo della Porta Sant'Agostino.